È tutto pronto per la 17ª edizione del Festival Internazionale di Cortometraggi Corti da Sogni Antonio Ricci, in programma a Ravenna dal 27 al 30 aprile al Teatro Rasi. Saranno proposti 68 cortometraggi provenienti da 27 nazioni e selezionati tra circa 1800 opere iscritte, produzioni giovani e indipendenti che si contenderanno la vittoria finale anche con cortometraggi dai grandi nomi, le produzioni di Ridley Scott e Michael Fassbender e le interpretazioni di star come Fanny Ardant, Vincent Cassel e Giuseppe Battistone. Il festival propone un autentico giro del mondo intorno al variegato e sempre più promettente universo cinematografico delle nuove generazioni di registi. Anche in un periodo in cui i confini geografici e politici diventano sempre più invalicabili, il cinema prosegue nel suo messaggio universale. Non ci saranno muri e frontiere a ostacolare un percorso che attraverserà Europa, Americhe, Asia, Africa e Oceania. La prima novità è il periodo, ovvero ci spostiamo dal classico mese di maggio a fine aprile. Le novità sono tante, speriamo anche quest'anno di andare incontro ai gusti del nostro pubblico che negli ultimi anni, devo dire, è cresciuto e abbiamo ottenuto numeri molto importanti. Arriviamo dalle ultime 2-3 edizioni con oltre 2500 spettatori nell'arco di 4 giorni e per noi questi sono numeri veramente importanti. Il festival si apre mercoledì 27 aprile alle 20:30 e proseguirà con numerose proiezioni le giornate giovedì, venerdì e sabato. L'ingresso è gratuito con tesseramento di 1 euro per il Circolo Sogni. Tutte le informazioni sul sito www.cinesogni.it.